e risarcimento più consistente in provincia di Agrigento nel campo dei cosiddetti casi di mala sanità, 3 milioni di euro. E questa è la somma che l'ASP dovrà risarcire ad una coppia di coniugi di Raffadali. Il fatto risale a 10 anni fa. Nel 2001 la donna ha dato al mondo un bimbo, ma la gioia è seguita la triste notizia che il neonato sarebbe rimasto disabile per tutta la vita a causa di un errore avvenuto durante il parto. Tra perizie, controperizie, appelli e controappelli, la vicenda ha avuto il suo epilogo e l'ASP ha già iniziato a pagare. Negli ultimi anni espressioni quali errore sanitario, responsabilità ospedaliera, colpa del medico, mala sanità, ricorrono sempre più frequentemente sulle prime pagine dei giornali. Pensiamo ad esempio a casi di interventi chirurgici tecnicamente errati e dannosi, ad una terapia non idonea o addirittura nociva. Altri tristi casi riportano omissioni di cure mediche con conseguenze irreparabili per il paziente. Fortunatamente l'opinione pubblica è ormai sensibilizzata, le persone sono sempre più consapevoli del proprio diritto alla salute. Nessuno è più disposto a tollerare i cosiddetti casi di mala sanità ed è per questo che si cerca di andare fino in fondo al fine di ottenere il giusto risarcimento alle sofferenze patite personalmente o dai propri cari.